Ciao a tutti, ben ritrovati e benvenuti sul mio canale. Sono Angela, una pasticciona in cucina e questa sera ho preparato le polpettine di ceci. Vi auguro una buona visione. All'interno di un tritatutto vado a versare i ceci che ho cotto precedentemente. Se ti sei perso il video della cottura dei ceci, in descrizione vi metterò il link. Andiamo a frullare. Dopo aver dato una prima frullata, vado ad aggiungere un uovo intero, sale, pepe nero. Aggiungo 2 cucchiai di pan grattato, uno e due, e li andiamo a frullare. Prezzemolo tritato, il mio è surgelato. Aggiungo del parmigiano grattugiato, vi ricordo che tutti gli ingredienti ve li trascrivo nell'info box. Per ultimo aggiungiamo un cucchiaio di concentrato di pomodoro e andiamo di nuovo a frullare. Una volta ottenuto il composto, andiamo a prenderne un pochino con le mani. Lo prendiamo qualche pezzettino di provola e andiamo a formare la polpettina. Questo modo. In un piatto ho messo 2 uova. Quindi prendete una polpettina, la passate prima nell'uovo e poi nel pan grattato. Quindi prima nell'uovo, poi nel pan grattato. Andate avanti fino a terminare tutte quante le polpettine. Ed ora possiamo passare alla cottura, che io andrò a fare naturalmente con la friggitrice ad aria, ma potete anche friggerle in abbondante olio di semi di arachidi. Mi raccomando, deve essere caldo. Le fate cuocere fino a doratura, dopodiché le scolate su una carta assorbente adatta per i fritti. Allora, ho preso il cestello della friggitrice ad aria, vado a spruzzare un po' di olio evo. Ora mettiamo le polpettine. Un po' di olio e ho anche sulle polpettine. Ora passiamo in cottura. Accendete la friggitrice, portate la temperatura a 180 gradi e il tempo portatelo
10 minuti. A metà cottura diamo una scossa alle polpette e spruzziamo un altro goccino di olio.